di Adriano Olivetti, che non è soltanto un grande del nord del paese. Olivetti ha fatto un passaggio anche in Abruzzo e poi ve ne parlerò brevemente. C'è la foto di alcuni grandi sindaci, c'è la foto di Pasquale Maragai, ma c'è anche la foto di Boris Johnson, che è l'attuale sindaco della città di Londra, che presto ci verrà a trovare. Io spero che riesca a venire durante questi 94 giorni che mancano alle elezioni regionali. C'è la foto di Emilio Mattucci, che per me è stato il migliore presidente della giunta regionale. C'è la foto anche di qualche straordinario religioso che la comunità nazionale e regionale ha avuto. C'è la foto di Alessandro Valignani. Non so quanti di voi ricordano chi è stato Alessandro Valignani, un formidabile sacerdote gesuita di Chieti che ha avuto i natali da una famiglia di Turri Valignani, ma non è per questo che c'è quella foto lì. La foto di Valignani sta a rappresentare l'intuizione di un abruzzese nel guardare alla Cina e nell'educare Matteo Ricci, marchigiano, nel volgere all'indirizzo della Cina per acquisirla come spazio per le relazioni internazionali. C'è poi la foto di Giustino De Cecco, che è stato un formidabile sindaco della città di Pescara ed un introvabile, imparagonabile presidente della giunta regionale, nonostante il breve tempo. E anche la vicinanza alla Camera di Commercio, che era lo spazio dove lui pensava a favore di Pescara e dell'Abruzzo, non è stato casuale. C'è poi la foto di Lorenzo Natali, a testimoniare un altro rapporto tra l'Abruzzo e l'Europa, perché questo è un tema che impegnerà l'agenda del governo nazionale, di Renzi in particolare, ma deve impegnare anche l'agenda del buon governo regionalista. Insomma, ci sono foto che hanno da esprimere, da raccontare. C'è la foto che racconta un dibattito fatto con Cacciari, e tornerà il 10 di marzo Cacciari a ragionare con noi su una nuova cittadinanza europea. La cittadinanza intesa come un patto tra diritti e doveri di cittadini rispetto alle istituzioni. C'è una foto e c'è un manifesto che racconta di un'alleanza che noi dobbiamo stabilire con le Marche e con il Molise. E noi l'abbiamo chiamato Marca Adriatica, ma non perché ci piace fare il giro tondo con le regioni limitrofe, perché noi sappiamo che al massimo da soli si riesce a organizzare una festa di compleanno. Per fare buon governo c'è bisogno di alleanza, di cooperazione rafforzata, il buon governo che per esempio evoca il bisogno di infrastrutture, di modernizzazione, di funzionalità. E come possiamo noi toglierci dall'isolamento, e ogni volta che l'Abruzzo si isola, tutto il negativo possibile ci accade e ci riguarda. E quale negativo ci accade e ci riguarda? Per esempio, si interrompe la trama che ci consente di essere destinatari di investimenti, di insediamenti produttivi, dell'arrivo della vita di nuova attività economica. Ecco, noi dobbiamo essere capaci di concepire il nuovo, dobbiamo essere capaci di concepire l'innovazione, la creazione, l'immaginazione, l'originalità, la decisione che produce risultati. Perché un comitato dal nome Scuola di Regione? La dedica di questo comitato, al di là delle elezioni, e a un grande intellettuale abruzzese che è Luciano Russi, rettore dell'Università di Teramo, che se fosse stato in vita sarebbe qui accanto a me, accanto a voi, a cercare di costruire questo slancio di una nuova regione. Perché Scuola di Regione? Perché noi riteniamo che fare regionalismo non sia una cosa casuale. Essere regionalisti non significa essere candidati ed essere eletti alla regione. Essere regionalisti significa, primo, conoscere tutti i punti di forza dell'Abruzzo, della sua economia, dei suoi territori, dei suoi talenti, dei suoi brevetti, delle sue invenzioni. Ogni anno in Abruzzo inventano gli abruzzesi che hanno a cuore il futuro da 1900 a 2000 brevetti l'anno. Il punto è: che fine fanno questi brevetti? Perché vengono depositati in via Molise 2 a Roma, la sede del Ministero, e nessuno più se ne occupa? Perché non è possibile che invece l'ente regione prenda su di sé, come se fosse nuova vita, e lo accompagni in maniera tale che diventi opificio, stabilimento, nuova produzione di ricchezza? Così come, cari amici, noi dobbiamo fare sì
che scuola di regione, con la cultura regionalista che deve essere prodotta, utilizzi al più alto livello possibile tutti i poteri di cui dispone l'ente regione. La coppia che noi vogliamo stabilire davanti a voi e davanti a tutti gli abruzzesi è la comunità delle persone che vivono, delle imprese che investono, dei territori, produce valore. Questo valore della comunità abruzzese deve essere ulteriormente aumentato, liberato, espresso, utilizzando i poteri dell'ente regione. Voi dovete immaginare avere da conto due R, la R maiuscola dell'ente regione e la R minuscola della vita della comunità regionale. È su questo che noi dobbiamo lavorare, facendo in modo che ricominci Sua Maestà l'investimento in Abruzzo, Sua Maestà il coraggio, Sua Maestà la voglia di fare, il desiderio, l'entusiasmo. È su questo che io colgo l'assoluta inettitudine, il vuoto, la trascuratezza, fino alla sciatteria, quando mi confronto e vedo e misuro quello che si sta facendo nelle Marche, per esempio. Perché nelle Marche deve essere tutto più facile? Perché nelle Marche, per esempio, a terremoto avvenuto, oltre alla ricostruzione delle case, si è potuto realizzare anche una formidabile infrastruttura che ha avvicinato Umbria e Marche per l'ottenimento di investimenti produttivi? Perché la distanza tra il Tirreno e l'Adriatico, lungo il rettangolo Marche-Umbria, si è assottigliata e noi invece, anche noi alle prese col terremoto dell'Aquila, siamo ancora invalidati? Perché non si è determinato anche qui quello che in Umbria e Marche si è realizzato? Perché in Emilia si è potuto fare quello che stanno facendo a favore della ricostruzione, invece qui noi abbiamo ancora i lividi della demolizione del terremoto del 2009, senza cogliere la grande opportunità che invece si poteva cogliere? Poteva nascere lì il più grande cantiere d'Europa, ma non solo per le imprese, non solo per gli operai che devono sporcare le loro tute di cemento, come è giusto che sia, ma anche per le giovani generazioni. Per esempio per i ragazzi in uscita dalle scuole, dalle università, poteva e deve essere il più grande cantiere anche per i nostri giovani, per l'attività di stage e di tirocinio che si possono rinvenire lì, alla condizione che ci sia governo, una visione, l'ambizione, la voglia di fare, di condurre, di dirigere e di non fare accadere ciò che accade naturalmente senza una direttrice di marcia. Di quale regione vi voglio parlare? E di quale regione voi respirerete lì l'ossigeno qui dentro? Una regione ambiziosa che vuole farsi toccare con mano come necessaria. Una regione che non dirà mai: sono qui incompetente, non c'è la mia competenza, sono incompetente. Quella risposta di distanza, di disinteresse, di chiamata fuori non la sentirete mai più. Se mi si chiede, un bambino mi dovesse chiedere, come voi vedete anche quando mi avvicino alle macchine, in prossimità di un semaforo nasce un colloquio, questa dimostrazione di una sete di democrazia che c'è in questa regione, anche in questa città. Mi sono fermato 15 minuti a cercare di distribuire questa lettera che dice, racconta e si impegna. Non ho trovato un disinteresse, non ho trovato uno che mi abbia detto non mi preme, una grande voglia di confronto e di ascolto. Bene, se un bambino mi chiedesse: ma che cos'è la regione? La regione che tu vuoi fare, che cos'è che aggiunge? Che ci mette in più? Allora aiutatemi a dare questa risposta ovunque. La regione della quale noi ci occupiamo è una regione che risulterà necessaria, capace di produrre utilità collettiva, convenienza pubblica e collettiva. Una regione che sta lì, alleata con chiunque porta avanti progetti di vita. Quali progetti di vita? Il progetto di vita di un giovane che vuole studiare, o che dopo che ha studiato che vuole accedere gradualmente al mondo del lavoro, facendo in modo che quel giovane che ha studiato possa contare su uno stage o su un tirocinio. Guardate che oggi ci sono stage e tirocini, pochi, troppo pochi, ma sapete su misura di chi? Su misura dei figli dei grandi padri, dei padri che hanno grandi rapporti, grandi relazioni, non su misura di tutti. L'impegno che prendo davanti a voi è fare sì che a partire dal 27 di maggio parta una grande azione
verso le imprese abruzzesi in maniera tale che ospitino presso di sé almeno 50.000 tra stage e tirocini. Mi chiederebbe, uno con il lamento, uno con il miagolio, mi chiederebbero: e come fa D'Alfonso a fare in modo che si generino 50.000 tra stage e tirocini? Accetto la sfida, presto detto, non producendo denaro che non c'è, non dando denaro come incentivo all'indirizzo delle imprese, ma facendo scattare premialità. E qual è la premialità che voglio fare scattare? È la premialità che mi è consentita dalla norma, e cioè stabilire che un'impresa che accoglie presso di sé stage e tirocini di giovani, esibendo questa esperienza come un bollino blu, può presentarsi ai bandi regionalisti per avere provvidenze o accelerazioni. Cerco di essere ancora più chiaro: se non hai accolto presso di te stage e tirocini, non puoi partecipare al piano di riparto delle provvidenze o delle facilitazioni che di periodo in periodo Regione Abruzzo stabilisce. Questa è la politica della premialità: attivare virtuosità tra chi ha un bisogno e chi ha un'opportunità, tra chi ha uno strumento e chi vive la condizione del dolore. Altrove questo lo si fa da anni, perché non si dovrebbe fare in Abruzzo, tenendo conto che l'ente regione dispone di questi poteri? Seconda priorità: oltre a coloro i quali vogliono portare avanti un progetto di vita o di studio o di inserimento graduale nel mondo del lavoro, quale altro progetto di vita noi vogliamo aiutare? Chi fa investimento? Noi dobbiamo rendere certo in Abruzzo che se c'è un imprenditore che vuole investire, la risposta temporale a dire di sì è un tempo pari a zero. La San Carlo voleva investire in Abruzzo 300 milioni di euro, non si è trovato un sito su misura del progetto La San Carlo ed un'amministrazione che dicesse di sì facilmente. Perché è accaduto questo? Guardate che se fossimo nell'Ottocento, oggi ci sarebbe la guerra, saremmo in guerra. Quando è che c'è la guerra? Qual è l'esito della guerra? La caduta della speranza. In assenza di speranza e di desiderio, nelle comunità la storia scrive che si pone in essere la guerra, e davanti alla condizione della guerra la reazione della politica e della decisione pubblica deve essere provvedere, risolvere, immaginare, osare, intuire, progettare, cercare la qualità. Perché non si è fatto qui? Mi si direbbe: ma anche in passato non si faceva quello che serviva. È vero, ai tempi del Colle Presidente, ai tempi di Ricciuti Presidente, è vero che le cose si facevano con più lentezza, ma qual era il dato? Che se tu non lo facevi allora, lo potevi fare 6 anni dopo, non cambiava nulla, perché il tempo non passava, la storia non passava. Adesso il dramma qual è? Che se non lo fai tu a tuo favore, lo fanno altri contro di te, lo fa le Marche, lo fa la Baviera, lo fa la Catalogna. Questa è la sfida, che si chiama la sfida della velocità, la sfida dell'immediatezza di una decisione che si sa subito quale deve essere. Vedete, io non è che penso che qualcuno non le voglia fare le cose giuste e necessarie da farsi. La storia del terremoto che andava trasformato in un grande cantiere europeo a favore degli abruzzesi, non è che qualcuno non lo ha voluto o scientemente ha desiderato il contrario. Sapete qual è la causa? Non ci si è pensato. Non ci si è pensato. E perché non ci si è pensato? Perché si è diventati casuali alla guida di questo ente, perché delle circostanze fortuite hanno combinato che l'uno venisse eletto e l'altro no. Guardate che dopo il terremoto in Abruzzo per 2 anni, se avessimo chiesto a Palazzo Chigi o a Bruxelles i pettini d'argento per le vergini di Santa Rosalia, ce l'avrebbero dato. Noi non abbiamo chiesto niente, anzi da Roma ci hanno detto: ma che volete? Ma vi spicciate a dirci quello che vi serve, ma non solo sul piano della dotazione finanziaria, che in termini di spizzichi e bocconi ci è pure pervenuta, 3/4 di quello che ci serviva. Non ci hanno dato, perché non lo abbiamo chiesto, le risorse normative
per fare in modo che ci fosse una procedura sartoriale sulle esigenze dell'Aquila e dei comuni del cratere. Ma vi pare che per ricostruire l'Aquila e i comuni del cratere noi dobbiamo attendere procedure ordinarie, normali, come se non fosse successo nulla? E su questo, cari amici, che andava fatto di più? E dal 27 di maggio chi è che può chiedere di più per l'Abruzzo? Solo chi non ha perso l'occasione nel 2009 e nel 2010. Noi dobbiamo andare a battagliare. Romano Prodi, incontrandolo all'aeroporto un giorno, mi ha detto: ma perché non avete chiesto un nuovo obiettivo 1 per la vita delle imprese abruzzesi? Noi avremmo potuto fare un accordo quadro con Palazzo Chigi e con Bruxelles se ci fosse stato per tempo un pensiero adeguato. Voglio andare avanti sul tema, per esempio, della vita dei territori. Si parla tanto di Pescara che deve gonfiarsi. C'è anche un referendum che è stato richiesto. Un referendum che punterebbe a gonfiare Pescara fino a 400.000 abitanti. Io non lo so se questa è l'esigenza che ha Pescara, di gonfiarsi con gli abitanti. Tenete conto che nel 1861 servivano gli abitanti in più, perché nel 1861 gli abitanti in più potevano servire per fare la guerra. A Campobasso un mio amico, sindaco di Campobasso, non del mio partito, ma mio amico, se potesse mi voterebbe, Luigi Di Bartolomeo, andando a scartabellare ha trovato una norma vecchia del 48, mai abrogata, che stabilisce che in caso di emergenze, per esempio precipitazioni atmosferiche, se c'è la neve, una norma consente ai sindaci di utilizzare la forza fisica dei cittadini maschi per togliere la neve. Allora potrebbe servire avere cittadini in più, per esempio centinaia di migliaia di cittadini in più, se uno avesse bisogno 3 o 4 volte l'anno di pulire le strade da precipitazioni atmosferiche. Ma in tempo di modernità e di contemporaneità, in tempi di flussi e di spostamenti, di economia digitale, avere all'ufficio anagrafi di Pescara 400.000 abitanti o 129.000, che differenza fa? Io lo vorrei chiedere a quegli scienziati, anche con la R. Moscia, che hanno richiesto questo referendum. Spero che serva a testimoniare l'esistenza in vita, spero. Ma se no, a Pescara sapete che cos'è che serve? A Chieti, e poi vi dico l'Aquila e Teramo. Che ci siano gli investimenti, che ci siano gli spostamenti, che ci siano flussi di persone, che ci siano infrastrutture che consentono di venire e ripartire. Ma secondo voi la città di Pescara, l'economia di Pescara e della sua provincia, ma starei per dire l'Abruzzo, ha bisogno di più che si mantenga in vita l'ente provincia o la terza corsia dell'asse attrezzato? O un nuovo svincolo autostradale, o un porto funzionante, o l'aeroporto con collegamenti? Guardate, io sono nato a Letto Manoppello, come è noto, è stato anche un problema questo per qualche stagione. Ho studiato a Teramo, mi sono fidanzato in una certa città, poi sono andato a vivere a Francavilla. Non escludo domani di farmi un luogo per incontrare le persone a Tione d'Abruzzi, oppure, che vi devo dire, a Crognaleto, perché ho scoperto che Crognaleto è connesso giuridicamente con la Norvegia. Ma insomma, io voglio avere in mente l'idea di un cittadino abruzzese che dovunque va trova la comodità, dove l'appartenenza anagrafica è un ferraglio del 1861. Ma non è che lo dico io, lo dicono gli studiosi di economia, di sviluppo locale, lo dice De Rita, lo dice Cacciari, il 10 di marzo lo verrà a ridire. Alcuni disperati, purtroppo anche delle università, sostengono il contrario, ma sono veramente idee strapassate dell'Ottocento, che in ragione del numero degli abitanti Mauro Moretti si convincerebbe a darci le ferrovie. Moretti ci dà le ferrovie, se Abruzzo, Molise e Marche dicono insieme la stessa cosa. Invece ad oggi sapete che succede? Ogni 6 mesi cambia la priorità. Noi dobbiamo fare in modo che l'Abruzzo sia un'unica piattaforma nella quale per neurochirurgia vado all'Aquila, per pneumologia vado a Chieti, per chirurgia vascolare vado a Teramo, per ematologia vengo a Pescara, per, non lo so, dermatologia oncologica vado all'Aquila, per un certo livello di oculistica dove c'è questa bravura, per senologia vado a Ortona. Vedo nella platea un gigante della medicina che fa bene, costruita con la propria applicazione personale e professionale, Ettore Cianchetti di Ortona. Anche qui
è percepito come di Ortona, ma lui è nato a Roseto, credo che abbia anche un'appartenenza d'affetto a Pescara, glielo voglio augurare. Lui è un giacimento dell'Abruzzo. L'idea di regione che ho io e che insieme costruiremo non farà mai del male a bravure di quel tipo, dice Anchetti. Farà in modo che quella bravura venga presa in braccio e espressa ulteriormente, senza organizzare la logica dei dispetti, senza fare sì che uno, per diventare capo dipartimento, poi vediamo che cos'è il dipartimento in Abruzzo, non deve avere la necessità di ospitare a cena l'assessore prepotente di turno o di scegliere il numero civico giusto in quel ristorante teramano. Insomma, chi è bravo verrà riconosciuto come bravo. Non ci sarà bisogno più di nessun tipo di ossequio o di obolo o di inchino. Organizzeremo la liberazione delle bravure e la fotografia di chi già fa bene e dove già si fa bene. Porteremo tecnologia, risorse umane, organizzazione, scatteremo fotografie. Non ci sarà l'onnipotenza distruttiva che pure abbiamo visto andare in onda in questi lunghissimi 64 mesi. Ma che idea di regione io vi voglio comunicare, cari amici che siete qui. Una regione che, per esempio, quando c'è un intervento da acuzie per la sanità, il sistema Abruzzo della sanità telefona a quella persona e gli dice: come stai? A 30 giorni, a 60 giorni chiede: come va? Ma non è che questo io me lo sogno. Io ho avuto un familiare operatosi a Borgo Trento a Verona e il capo dipartimento di Verona di neurochirurgia a 30 giorni chiedeva: come va? Ma non perché era mio fratello, lui manco lo sapeva. Una volta gli ho fatto fare una telefonata perché sapevo che, insomma, in un certo tipo di centro-sud si fa così, mi ha preso quasi a pedate. Era una regola di reazione davanti ad un tema fondamentale qual è il bene vita che viene sottoposto a quella premura sanitaria che è l'intervento da acuzie. E lì, secondo voi, dopo che Regione Abruzzo ti telefona a casa e ti chiede come stai, secondo voi qual è il livello di patto che si stabilisce? Il livello di affiatamento? Qual è il livello di coincidenza che c'è tra cittadino e istituzione? Ma è chiaro che c'è una regione utile, una regione che si fa percepire necessaria, affettuosa, premurosa. È immaginabile che il cittadino, persona paziente, quando chiede di sé di sapere come sta attraverso la diagnostica chiesta, scatta, va in onda una regione che lo prende in braccio come se fosse uno sportello unico e lo conduce la regione dove devi andare a fare quell'ulteriore diagnostica, quella prestazione o le attività connesse al successivo dell'intervento da acuzie. Io credo che questo si possa fare in Abruzzo per due ragioni. Primo, perché i medici sono bravi. Secondo, perché il personale di supporto dei medici è motivato. Terzo, perché ne siamo pochi. E guardate che la poca consistenza demografica, come dice Bassetti, può diventare anche un punto di forza nella costruzione di una comunità della gioia, dell'accoglienza, della vicinanza e della prossimità. Però ci vuole l'organizzazione. Io sono rimasto meravigliato, ho subito un intervento io personalmente non drammatico, quasi di routine. Sono rimasto meravigliato per il fatto che il dato del mio intervento subito non è stato inserito in nessun tipo di anagrafe. E poi quel dato andrebbe lavorato per fare in modo che si capisca quanto tempo ci è voluto, quanta difficoltà, quanto costo, quanta qualità, e l'offerta successiva deve essere costruita su questi dati lavorati. Il galantuomo che mi ha operato mi ha detto: ma io non ce l'ho il personale che mi fa questo. Magari anche la tecnologia, ma non c'è il personale che inserisce i dati. Su tutto questo vi assicuro che ci sarà una regione risoluta, lucida, luminosa, non inciampata nelle ragnatele, che non si mette a fare null'altro che non è la sua competenza. Deospedalizzeremo la sanità in Abruzzo. La risposta ospedaliera deve essere quella estrema. Allungheremo la filiera territoriale per la diagnostica. Per quanto riguarda le urgenze e emergenze, faremo un vero e proprio piano regolatore dell'Abruzzo con una serie di cerchi concentrici. Ma non è vero che si può continuare con una storia assurda di portare tutto dappertutto.
facendo in modo che siano le strutture ad andare dove c'è la persona. È pazzesco questo. Noi dobbiamo invece innalzare la qualità delle strutture che già sanno fare bene, e poi fare in modo che sia il sistema degli spostamenti anche dei pazienti che determina l'avvicinamento, l'ingresso, l'ottenimento della cura e della premura. Insomma, io vi prometto, vi garantisco, vi rendo certo l'organizzazione. E guardate, per fare in modo che l'organizzazione vada in onda, diventi un fatto, c'è bisogno di autonomia, c'è bisogno di rimpicciolire la politica. Non accadrà mai più che un primario, per diventare libero di fare il suo lavoro, debba rimpicciolirsi rispetto alla politica. Io lo dico anche ai tanti che mi vengono a trovare adesso: non c'è bisogno che veniate a cercare protezione, non c'è bisogno. Fate solo il vostro lavoro, diventate luminosi per la vostra bravura e per la vostra motivazione. Non ci sarà una politica che vuole mettere il cappello, che vuole sedersi sopra di voi. Ma tornando al tema del che cos'è il progetto di vita che l'Abruzzo deve prendere su di sé e portare avanti, penso alla questione che riguarda alcune giovani coppie, per esempio, che vogliono adottare per generare il loro progetto di vita familiare, sapendo che la genitorialità non è soltanto un fatto di sangue, ma è soprattutto un fatto di accoglienza, di relazione, di affetto che si realizza. Perché non immaginare il superamento della solitudine delle coppie giovani quando fanno domanda di adozione? E che voglio dire? Ma il difensore civico, per esempio, non potrebbe diventare un alleato naturale della giovane coppia che fa adozione? Evitare la solitudine di quella giovane coppia, io ne conosco alcune, con le occhiaie proprio, per l'incertezza dei tempi, per le burocrazie incredibili che colpiscono quelle procedure, arrivando a dire ad una giovane coppia che mancano 300 euro al mese per avere la certezza della copertura per poter adottare una nuova vita dentro quel grembo familiare. Ma quando c'è l'amore di mezzo, come fanno 300 euro a non farcela o ad essere soccombenti rispetto all'amore? 300 euro, ma è chiaro che stanno sotto 300 euro rispetto alla forza dell'amore di una giovane coppia. Insomma, io teorizzo una regione che sta dovunque c'è un tema di bisogno, capace di intervenire anche in assenza della norma e poi si dota della norma. Io questo l'ho visto in giro per l'Europa. Lo ha fatto Maragall in Catalogna, ma lo fa la Baviera rispetto al pullulare di vitalità che quella terra esprime, ma lo ha fatto anche la regione Marche. Impresa, territori, giovani che vogliono studiare, giovani che vogliono adottare, trovano in capo alla regione il massimo dell'alleanza. Che vi chiedo oggi io? Io vi metto da questa parte del patto una idea di regione che funzionerà, che vi darà numeri che voi potrete misurare. Non accadrà mai più che la legislatura si allungherà di 4 o 5 mesi. Ci bastano 60 mesi, che sono 1800 giorni, 5 anni. Nei primi 4 mesi preciseremo il dettaglio degli obiettivi. I 52 mesi seguenti saranno provvedimenti e i 4 mesi restanti voi potrete verificare le fotografie dei risultati raggiunti. Però una cosa io vi chiedo, cari amici: evitate che i candidati siano da soli come candidati, sentitevi anche voi candidati, attivatevi in ogni dove, ognuno di voi ha relazioni, conoscenze, studenti che ha avuto modo di incontrare, persone del passato con le quali voi avevate cordialità, ritrovatele tutte queste persone. Per vincere ci vogliono 450.000 voti. Io metterò in campo 200 candidati per un certo numero di liste. Sono giorni che parlo con chiunque, raccontando un'altra regione, prefigurandola. Io da solo non arrivo a tutti. Incontrerò chiunque, dovunque, mercati, stazioni ferroviarie, pali della giostra, della luce, semafori. Però ho bisogno del vostro aiuto. Ho bisogno che voi vi trasformiate in invitanti, usate il telefono, descrivete che il 27 di maggio
si può passare finalmente ad avere una regione che davvero realizza il programma di cui ha bisogno questa comunità. Mi piacerebbe molto, per esempio, fare sì che i porti abruzzesi si tolgano dall'invalidità nella quale sono stati cacciati. E perché c'è quella invalidità? Perché non si fa la manutenzione. Perché la manutenzione è drammaticamente difficile. Perché? Perché i fiumi che scaricano a mare sono malati, hanno il tumore. E perché i fiumi sono malati? Perché nessuno se ne occupa. I fiumi in Abruzzo sono figli di nessuno. C'è uno scienziato che fa realizzazioni tra il cemento e la sabbia, ma non si occupa dell'acqua dei fiumi. Finirà quello scienziato di fare quello che fa. È nato anche male, storto quello scienziato, che non doveva essere lui ad occuparsi del sistema idrico abruzzese. Noi dobbiamo fare in modo che i fiumi in Abruzzo sono tutto. Quando è venuto Adriano Olivetti in Abruzzo, nel 57, lo dico ai più adulti che sono presenti, ho riconosciuto alcuni che la sanno lunga dell'Abruzzo, venne nel 57, si venne ad interessare di Pietranzieri e del fiume Aterno. Pietranzieri perché ha dato i natali ad un'esperienza riuscita di intuizione innovativa dell'Europa, la Brigata Maiella. Il fiume Aterno perché è stato un fiume che ha generato grande parte dell'identità di questo popolo abruzzese. Eppure noi non abbiamo una politica sui fiumi. Sulla Terno Pescara niente, sul Trigno niente. Il Trigno è molisano, ma è un fiume che a metà bagna anche, diciamo, la parte terranea dell'Abruzzo. Ma il fiume Sangro, l'Aventino, il fiume Tordino, il fiume Vomano, il Saline, sono tutti fiumi infettati, nonostante che da questi fiumi è nata tanta attività della carta e tanta attività editoriale. Voi lo sapete che il risorgimento meridionalista, che ha fatto in modo che l'Italia ritrovasse la sua unità, ha avuto in capo ad un abruzzese di bomba, Silvio Spaventa, un grande pensatore, il quale ha potuto far conoscere le sue idee perché stampava su un giornale che si chiamava Il Nazionale, che veniva redatto materialmente, cartaceamente, grazie all'acqua e alla carta del Sangro Aventino. E noi i fiumi li abbiamo lasciati così malati, così rovinati. Io vi garantisco che faremo un contratto di fiume in Abruzzo che faccia in modo da destinare risorse per la bonifica. L'ho chiesto se è possibile anche adesso. Al ministro Orlando, oggi della giustizia, ieri dell'ambiente, l'ho chiesto a Legnini, che sono convinto tornerà sottosegretario, anzi facciamogli un applauso di auguri, come se fosse una messa laica questa. Ma soprattutto lo chiederò alla conferenza Stato-Regioni di destinare risorse per la riqualificazione dei fiumi. Ma dopo che si è bonificato il fiume, per fare in modo che i nostri porti non siano in questa condizione invalidata, dobbiamo insediare un authority portuale. Quando dico questo, mi rispondono degli stanchi assessori regionali: ma l'Abruzzo non ha il tonnellaggio per fare l'authority portuale. E io ho risposto a questi stanchi e stancati assessori in scadenza: il Papa avrebbe detto che se la colazione del Papa è in un orario sbagliato si cambia l'orario della colazione, e cioè se il tonnellaggio non c'è tra i porti abruzzesi, come si fa a guadagnare il tonnellaggio che non c'è? Facciamo alleanza con il, per esempio, porto di Termoli. Quindi facciamo il porto di Termoli più quelli abruzzesi, vediamo se arriviamo. Altrimenti ci mettiamo un'alleanza anche con Ancona. L'importante è che noi abbiamo un'agenzia dedicata che si faccia carico della manutenzione sempre. Questa è una regione che non conosce la manutenzione. Noi abbiamo un dissesto idrogeologico che prima o poi ci dà i calci dal sottosuolo, e quello che oggi costerebbe uno, quando succede il disastro, costa 11. E non c'è nessuno che se ne occupi. E guardate che in questo palazzo qui di fronte, per 64 mesi, ogni due mesi hanno fatto le riunioni, hanno consumato i crodini, si sono fatte le fotografie e hanno detto che facevano, girando attorno con una danza macabra a 900 milioni di euro di fondi FAS. È possibile immaginare che in Abruzzo la risorsa venga velocemente destinata? Mi dicono,
e mi avvio alla conclusione. Ma sai, in Abruzzo stiamo recuperando tempo sugli impegni. Io ho sempre come metro di misura mio figlio Francesco Cetteo. Se mi chiedesse lui: ma papà, l'impegno che cos'è? Ve lo spiego in dialetto che cos'è l'impegno. È un pezzo di carta che dice: questa cifra che mi tocca, che mi destina o dall'Europa o da Roma, io l'ho impegnata per raggiungere questo risultato. Questo è l'impegno. Una prenotazione di bersaglio. Dopodiché c'è un'altra fase che si chiama la liquidazione. E voi sapeste lì la danza quando ci arrivano costoro, quando dicono: ma noi siamo la regione che ha liquidato di più. Guardate che tra impegni e liquidazione c'è ancora il niente. Noi dobbiamo organizzare una regione che non è che si fa apprezzare perché impegna o liquida, ma perché cambia, perché realizza, trasforma. Dire che uno ha liquidato sulla formazione 40 milioni di euro, sapete che significa? Che quelli che hanno avuto quelle risorse possono produrre sorriso. Noi invece dobbiamo fare in modo che 40 milioni di euro sulla formazione generi a valle davvero un di più di bravura nello zaino dei ragazzi che devono entrare nel circuito lavorativo. E se poi vediamo chi fa ricchezza in Abruzzo, c'è un gruppo di 4 ragazzi tra Silvia e Città Sant'Angelo, fanno logistica internazionale, 40 milioni di euro di fatturato. Ma io a quelli 1 milione di euro come stimolo di incentivo glielo do davvero, e sono sicuro che non devo stare a guardare impegno e liquidazione. Quelli davvero fanno la trasformazione, la rinvenibilità del risultato in capo allo zainetto dei ragazzi che vengono coinvolti. Il problema è che la regione non ha gli arnesi per misurare gli effetti concreti di ciò che spende. Non c'è questa strumentazione per andare a visionare, a verificare, a misurare, a toccare con mano. Questo è il punto. E perché non c'è? Non perché i dipendenti non vogliono, non c'è mai stata una cultura della valutazione, della misurazione. Io questo vi garantisco. Quando si scriverà che l'Abruzzo rivendica un risultato, quel risultato è davvero del potere regionale che ci ha messo la sua aggiuntività. Ho sentito dire da un tale che è merito di questa regione in scadenza che la Fiat investe 700 milioni in Val di Sangro. Mai io dirò questo. Quello è frutto della libertà economica della famiglia Fiat. Invece è merito dell'Abruzzo se per esempio l'Abruzzo fa in modo che la Fondo Valle Sangro si completi. Fa in modo che il porto di Pescara si tolga dall'invalidità e il porto di Ortona nasca come un porto regionale vero. Ma voi lo sapete che se si fa il dragaggio qui nascono 100.000 metri quadrati di spazio destinati al turismo? Secondo me non lo sanno questi. Perché uno che lo fa con questa lentezza è perché non ne coglie il valore finale. E perché io lo dico? Perché a Ortona il dragaggio produce decine di migliaia di metri quadrati che poi vanno alla vita delle imprese. E a Salerno, il mio amico De Luca di Salerno, ha fatto il dragaggio, 150.000 metri quadrati di spazio per il turismo. E noi qui stiamo a fare i picci con le ragnatele. La rinvenibilità dei risultati. Cacciari direbbe proprio la causalità dell'attività che tu devi poter misurare. Oggi ho incontrato degli operatori economici del turismo abruzzese, non vi dico quali, ma da lunedì comincio ad incontrare gli imprenditori che stanno dislocati nei diversi distretti dell'Abruzzo. La parola distretto è molto impegnativa. Noi renderemo certo un fatto, che chi vuole investire con tempo T con zero avrà tutte le autorizzazioni. Graziano Di Costanzo mi facilita sempre la riflessione quando lo vedo. Però deve essere certo che l'imprenditore che ha l'autorizzazione con l'assegnazione del sito deve generare l'opificio. E l'opificio non è la scatola, l'opificio è la ricaduta di ricchezza sociale, è il lavoro in più che si produce, sono le commesse, sono gli acquisti. Non è possibile che in Abruzzo ci sia un contratto tipo di dazione del sito che non è vincolato alla verifica a valle. Io te lo do quello che tu mi chiedi, ma non ho strumenti per verificare quello che ci fai tu dopo. E se te lo vengo a richiedere perdo pure le cause, perché lo strumento non è fatto idoneo a monte. E guardate che di scienziati all'assessorato allo sviluppo ne sono passati tanti,
scienziati di tutti i tipi, commissari, scienziati blu, scienziati con i capelli biondi, di tutti i tipi. Ma può essere che non è mai venuto in mente ad uno di prevedere uno strumento contrattuale col diritto di revoca da parte della pubblica amministrazione al finire della vita di quell'impresa? E perché c'è ragione di fare questo? Perché il suolo è limitato solo per questo. Se ve lo do e non verifico l'esito, non lo posso più dare perché è limitato. Ma quando è che va in onda questo? Dov'è che si è fatto questo? In alcuni siti, Flavio Tosi per esempio, questo lui lo ha preteso dal Consorzio Industriale di Verona. Scuola di regione vuole dire le migliori performance, prendiamole, caliamole qui, miglioriamole. Ma questo accade quando non si è casuali, quando c'è la politica, quando non si odiano i cittadini, quando non c'è antipatia verso il confronto. Io vi garantisco, cari amici, che potrete prendere impegno e mantenerli. Fate conoscere questa nuova stagione, aiutatemi con i vostri suggerimenti, incoraggiate chi si vuole candidare, promuovete simpatia, sintonia, quasi un campo magnetico a favore di questa straordinaria esperienza. Io non lo farò per due mandati, un solo mandato. Aiutatemi però a vincere bene, aiutatemi a fare in modo che sia una vittoria notata anche a livello nazionale. Aiutatemi a fare in modo che il governo nazionale si accorga di questa regione. Noi dobbiamo ricostruire una trama di relazioni anche. Dobbiamo chiamare a raccolta tutti quelli che hanno ruoli per conto dell'Abruzzo in Italia e nel mondo. Che dispiacere sapere che ci sono due consiglieri della Cassa Depositi e Prestiti abruzzesi che non sono stati mai chiamati per fare fronte comune. C'è un consigliere dell'Enel di Guardia Grele che non è stato mai chiamato per fare fronte comune. Ci sono tre dirigenti generali del Tesoro abruzzesi mai chiamati per fare fronte comune. E tanti altri sparsi nel mondo che avrebbero voglia di fare a favore dell'Abruzzo. Io tutto questo voglio mettere insieme, sapendo, cari amici, che questa regione è quello che ci ha messo Dio. La bellezza delle sue montagne, le sue colline, i suoi fiumi, quello che ci hanno messo gli uomini edificando, costruendo, intuendo, realizzando alcune formidabili esperienze collettive. Voi pensate per esempio all'esperienza collettiva di reazione al terremoto della Marsica o dell'Aquila del 1703 o anche al terremoto del 2009 o alla battaglia della Sangrochimica o alla battaglia fatta e vinta dalla Brigata Maiella. Ma ci sono anche formidabili esperienze individuali, penso ad alcuni formidabili intellettuali, Ignazio Silone interpretando quel rapporto tra la modernità e la sua terra, o il dolore di Teofilo Patini. Noi siamo chiamati a fare bene, la grandezza dell'Abruzzo del passato evoca l'obbligo di fare bene nel futuro. Mi vengono i timori, il tremolio, la paura, lo spavento quando penso che l'Abruzzo ha dato i natali ad un gigante per esempio come Melchiorre Delfico di Teramo, che circa 350 anni fa ha intuito la zona franca fiscale per Pescara da Teramo, un teramano con 350 anni di anticipo rispetto all'intuizione degli attuali legislatori intuisce la zona franca fiscale. O addirittura un altro straordinario abruzzese, Giuseppe De Tomasis di Montenero Domo, col suo pensiero giuridico dà un calcio al feudalesimo, arrivando a concepire per la prima volta la proprietà privata, diverso, molto più profondo e molto più stabile rispetto al possesso che c'era in precedenza. O uno di Tocco Casauria, Filofusi, Guelfi, teorizzò l'alleanza dei territori in Europa, Tocco, Filofusi, Guelfi. O ancora un laico come di Castel di Ieri, come Panfilo Gentile, che conosce i limiti della democrazia quando diventa populismo. Tutta questa grandezza mi spinge a dirvi che noi abbiamo l'obbligo di pensare tanto e di fare di più, di essere all'altezza della sfida. Per farcela io da solo ci metto tutto quello che ho, entusiasmo, passione. Consentitemi, anche gli studi che ho fatto, anche il dolore che ho vissuto, anche i voti che voi mi avete dato, le realizzazioni che abbiamo fatto, però ho bisogno di una grande mobilitazione, tipo quella che si realizzò a Pescara davanti ad una sfida impossibile.
impossibile. Tutti dicevano che non ce l'avremmo fatta e invece noi abbiamo vinto contro tutti e poi abbiamo rivinto. Ecco, io vi chiedo, fatemi la possibilità di parlare a tutti gli abruzzesi. Mi ricordo quando mi candidai nel 2003, alcuni cittadini di Pescara contattarono cittadini della Marsica che a loro volta avevano amici di nuovo a Pescara per via del circolo Aterno che stava qui, la scuola dell'istituto Aterno che sta qui dietro. Deve scattare un meccanismo magnetico di questo tipo anche questa volta. Ecco perché volevo parlarvi al cuore, davanti a questa sede, in questo punto strategico anche della storia di Pescara. Vi prego, datemi una mano perché l'Abruzzo lo merita. Bravo.